Salve, qui il vostro Santenchan, è domenica 15 e sono le 19:10. Fa molto freddo, fuori fanno 9 gradi, praticamente è inverno, anche se l'inverno dovrebbe iniziare il 25 di questo mese. Non ho fatto nuovi video, a parte quello caricato ieri. Beh, per fortuna la selezione nazionale di calcio italiano ha... si sente rumore a traffico qui, ha vinto contro l'Inghilterra, sono contento, però non ho visto la partita perché del calcio non me ne può fottere di meno. Non mi piace. Allora, almeno quello, almeno abbiamo vinto, poi non importa cosa. Con tante cose che perdiamo in Italia, almeno poi voglio vedere che ce ne viene di vincere un mondiale di calcio. Comunque, saluti a tutti. Sto ordinando le mie idee per fare un video sui libri. Che qua, come potete vedere, non mancano, però manca tempo per fare il video, per rileggerne qualcuno. Spero che gli ultimi video sui libri che ho fatto vi possano piacere. Niente, saluto a Pietro Trevisan, Marco Travaglio, Lo Viola, Laura Pezzino, ciao, Massimiliano Di Venanzio e tutti gli altri. Beh, questo giusto lo faccio per tenermi in contatto con voi. Arrivederci e a presto. Il vostro Santenchan. Beh, che altro dire? Questa settimana è passata rapido, non sono successe cose di rilievo. Seguendo poi il telegiornale ho visto che tutto si ripete per l'ennesima volta. Vabbè, c'è un'apatia nella politica italiana, una mancanza di idee mostruosa. Non so che fanno fare la politica, e non ho più seguito il Movimento 5 Stelle, non so che altra idea avrà Beppe Grillo, a parte l'uscita dell'eutanasia. Boh. Però in settimana mi devo dare da fare. Poi vorrei fare dei video in inglese, visto che oltre in Italia mi seguono nei paesi anglofoni. Beh, se per questo anche in Francia, Dinamarca, Giappone, Cina. Però io non so parlare tutti quegli idiomi. Invece l'inglese è qualcosa sì. Allora mi devo dare da fare per fare un Santenchan in inglese. Vado a trovare i temi. Beh, in inglese. Però devo fare qualcosa su Star Wars. Niente, vi saluto. Volevo commentare un libro oggi, ma lo devo prima leggere. Era sugli UFO, ma è una pizza, anche perché riusciva a smentire tutte le tesi sugli UFO, quindi beh, vi lascio. Sto progettando di commentare qualche libro apocrifo del Nuovo Testamento e qualche libro apocrifo
dell'Apocalisse del Vecchio Testamento. E poi anche qualche scritto gnostico. Sono molto interessanti perché ti fanno vedere come è tutta una costruzione letteraria la religione. Poi per il resto, tutto come sempre, adesso fuori sta piovendo, faranno 2 gradi di minima, sono le 10 meno 5 e niente, vi lascio. Volevo leggere il libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, ma è difficile da interpretare per leggerlo bene. E poi è molto largo, le battute sono molto sottili. Per il momento non me la sento, lo leggerò. Forse un domani, non so. Grazie a tutti di seguirmi. Questo era un video saluto. E alla prossima. Mi raccomando, votate mi piace ai miei video e metteteli fra i vostri favoriti. Ed iscrivetevi al canale. E fate clic nei banner pubblicitari. Beh. Vi lascio adesso. Magari mi scrivo qualche battuta per raccontarvela dopo. E mi raccomando, Marco Travaglio, se ti serve un collaboratore per il Fatto Quotidiano, un inviato speciale, chissà, fammelo sapere. Ciao. Saluti dal vostro Saint-Etienne.